Ecco è successo nel post diretta del Grande Fratello dopo l'eliminazione di Iago Garcia. Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello e ieri sera, lunedì 4 novembre 2024, una nuova puntata del programma è andata come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35. Alfonso Signorini, accompagnato come sempre in studio da Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, ci ha guidato in quella che si è rivelata una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Nel corso della serata che, come vi abbiamo detto, si è rivelata assolutamente molto ricca di contenuti, si è passati dall'esame della coppia composta da Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato, passando per l'ingresso nella casa del Grande Fratello di Alfonso, ex di Federica, e l'ingresso, seppur temporaneo, della splendida conduttrice Diletta Leotta. Nel corso della serata abbiamo assistito all'esito del televoto che, come tutti ormai ben sapete, ha visto il noto attore Iago Garcia lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia. L'eliminazione del noto attore spagnolo ha però sollevato molte polemiche sul web e tra i telespettatori del programma che si sono rivelati assolutamente stupiti da quanto successo. Infatti, secondo quanto era emerso da due dei sondaggi che avevamo analizzato sul web, l'esito del televoto sembrava essere abbastanza certo. Il noto attore spagnolo Iago Garcia si era consolidato al primo posto come il concorrente più votato di questo televoto, mentre Amanda Lecciso, sorella della più famosa Loredana, si trovava in entrambi i televoti all'ultimo posto.